bentornati sul mio canale con questo nuovo video. Siamo a domenica 3 marzo e sono le 9:05 della mattina. Io questa mattina mi sono svegliata presto e sono già anche andata a messa perché oggi giocherò un torneo a Piacenza e la prima partita ce l'ho alle 12. Poi se dovessi vincere rigioco alle 15 e eventualmente la finale alle 17. Quindi sarà una giornata abbastanza impegnativa. Ora mi preparo il pranzo al sacco, così se eventualmente dovessi vincere la prima partita, qui c'è il gatto, se eventualmente dovessi vincere la prima partita ho appunto il pranzo al sacco. Sono a casa da sola da ieri perché ricomincia il campionato di basket dopo le pause del campionato e della nazionale e i ragazzi sono a Pistoia. Leo è partito ieri, oggi giocano alle 18:15, quindi spero anche di riuscire a vedere la partita, dipende appunto come va il torneo. Speriamo che vincano perché sarebbe molto importante. Ora vi faccio vedere, anche se vi ho già fatto vedere la colazione, vi faccio vedere cosa mi preparo per pranzo e poi dopo parto per Piacenza. Tra l'altro settimana scorsa non ho vloggato ma sono successe un sacco di cose, tra cui è arrivata ieri l'ufficialità, sono entrata al corso da tecnico nazionale della Federazione Italiana Tennis che è l'ultimo step delle varie qualifiche di insegnamento. Io sono già maestra nazionale e diciamo che sono riuscita a fare questi corsi così giovane perché la classifica che ho avuto da giocatrice mi ha permesso di entrare nelle graduatorie. Infatti sono riuscita anche a entrare nella graduatoria di tecnico nazionale che è appunto l'ultimo step e sono contentissima, non vedo l'ora che cominci. Durerà 2 anni, è un percorso abbastanza lungo, però diciamo che dopo ho finito con la formazione appunto e quindi sono molto contenta. Anche un'altra cosa che non vi ho detto è che mi sono tesserata per un circolo tennis a Bologna e giocherò al campionato di Serie C che inizia il 24 marzo, quindi la domenica giocherò un po' come Leo, però ovviamente a livello più basso, lui gioca in Serie A, io faccio la Serie C e cercheremo appunto di in primis salvarci e magari provare a passare alla Serie B, quindi andrò o a Bologna oppure in trasferta a seconda di dove giochiamo a giocare, quindi oggi faccio il torneo di Piacenza per tenermi un pochino in allenamento dato che poi dovrò giocare parecchie partite. E nulla, speriamo che la giornata di oggi passi in fretta anche perché Leo tornerà tardissimo perché giocano alle 6:15 e più o meno ci mettono 4 ore di pullman a tornare, quindi auguri. Ora vado a prepararmi il pranzo. Vi faccio vedere cosa mi sono cucinata. Allora, ho fatto riso con piselli e l'ho messo in questo contenitore che si scalda. Questa è la svolta, si attacca qui alla corrente e praticamente è uno scaldavivande, vi fa tornare la pasta, il riso, insomma quello che c'è dentro caldo. E io questo qua lo utilizzavo tantissimo quando lavoravo a Reggio Emilia perché lavoravo sempre anche nella pausa pranzo e questo mi ha svoltata, quindi questo è stato il miglior acquisto di sempre, l'avevo preso da Casanova. C'è anche tutto di plastica ma io l'ho comprato in acciaio perché mi sembrava meglio per gli alimenti. Poi ho fatto e mi sono lavata qualche pomodorino, così ho anche un po' di verdura. Frutta, questa penso che la mangerò prima di giocare alle 12, questa dopo il pranzo. Una barretta in caso di calo di zuccheri e voglia di cioccolato, questa qua è la mia preferita. Gallette e mi prendo anche della fesa di tacchino arrosto perché se dovessi arrivare alla finale alle 17 bisogna che faccio una merenda sostanziosa con gallette e un pochino di fesa. Ora preparo le ultime cose e poi parto. Quindi questo è il mio pranzo al sacco. Per quanto riguarda la mia borsetta, ho preso questa qua della Nike dove ho messo le chiavi, l'ombrello, tutti i carichini, una spazzola, portafoglio, occhiali da sole anche se oggi non serviranno perché piove. Ho preso un libro perché se dovrò stare là tanto almeno aspetto leggendo. Ora finisco di preparare il borsone e si parte. Allora, sono 78 km, vediamo che ora mi dà l'arrivo, 10:34. Via, si parte. Arrivata al circolo. Tra l'altro è bellissimo, dopo ve lo faccio vedere. Questa è la palestrina che ci hanno messo a disposizione per fare il riscaldamento. È bellissima e ha tutto quello che serve, ci sono anche i rulli. Allora, eccomi, ho vinto la prima partita, 4-1-4-3, ho pranzato e ora sono qui che aspetto di giocare la semifinale, che sono le 3-10, e gioco con una ragazza 2-6, quindi a breve la semifinale. Ho il fiatone perché
sto correndo e mi sto scaldando. Direttamente dal buio del campo da tennis, perché non hanno ancora acceso le luci. Io ho vinto la semifinale, ho vinto 4-1, 4-3 con una ragazza 2-6. Ora tra 10 minuti gioco la finale, doveva essere alle 17 ma l'hanno spostata alle 17.10 perché la ragazza ha finito da poco di giocare, quindi deve avere il tempo per riposare. La partita di Leo è alle 18.15, quindi questo tipo di partite non durano troppo perché hanno punteggio ridotto. Spero per le 18.15 di essere in macchina già, in modo tale che mi metto l'audio della partita di DAZN e almeno riesco a sentirla. Poi comunque ci vogliono 45 minuti, quindi spero di riuscirmi a vedere il secondo tempo a casa, a Tortona. Ora come minimo giocheremo una partita di 2 ore, perché ho detto che di solito col punteggio ridotto durano poco, vedremo. Tra l'altro questo è il campo e è un cemento che però non si capisce molto se è veloce o no. Questo circolo è molto carino, speravo di riuscirvi a fare più clip ma sta piovendo e è un po' un caos registrare con la pioggia perché poi si bagna tutta la videocamera. Comunque sto provando le mie nuove scarpe della Wilson che mi sono comprata, e questo modello, le Rush Pro, sono pazzesche. Tra l'altro questo è il modello nuovo, sono molto rinforzate e devo dire che mi ci trovo benissimo. Solamente che questi le ho prese con la suola da terra rossa, solo che questo campo è in cemento, infatti mi sa che un pochino le ho già rovinate. Credo che me ne prenderò un altro paio per quando appunto gioco sul cemento. Sono appena arrivata a casa, scusate se non ho ripreso nulla, ho vinto il torneo, ma sono scappata a casa perché iniziava la partita di Leo e un pochino l'ho ascoltata in macchina e ora l'ho messa qui che me la sto guardando, non ho nemmeno fatto la doccia, quindi ora mi sistemo, mangio, doccia e ci aggiorniamo dopo. Ore 22:27. E io ho appena infornato una torta salata per quando arriverà Leo, perché sicuramente avrà fame e credo proprio che però prima dell'una non sarà a casa. Eccomi, perdonate la luce, ma è l'unica soluzione che sono riuscita a trovare a quest'ora. Come vi dicevo, sono appunto le 10.30 e il mio Apple Watch mi dice che oggi ho fatto 20.000 passi, quasi 17 km. Io sono davvero KO. I ragazzi purtroppo hanno perso a Pistoia. Leo è di ritorno e sinceramente non ho idea dell'orario in cui arriverà, io sono stanchissima, ho fatto anche una lavatrice, ho steso, adesso ho infornato la torta salata e appena finisce la cottura faccio partire la lavastoviglie. Spero che questo vlog vi abbia tenuto compagnia, vi sia piaciuto, mi raccomando se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!